Ben ritrovati con l'informazione di RTC Quarta Rete. A Cava dei Tirreni si sono verificati episodi di vandalismo a danno di alcune strutture. Sentiamo. A Cava dei Tirreni si invocano più controlli in varie zone della città per evitare danneggiamenti delle strutture e magari anche qualcosa di peggio. Tra gli ultimi episodi recentemente segnalati dagli insoddisfatti cittadini, una bottiglia di vino rotta accanto alla cancellata della Villa Schwert in via Vittorio Veneto e più recentemente una grossa ammaccatura riscontrata a una parete della Casa dell'Acqua situata nella frazione Santa Maria del Rovo. In quest'ultimo caso il danno ha riguardato solo l'esterno e difatti il meccanismo non è stato interessato, tanto che la gente ha potuto continuare a rifornirsi regolarmente di acqua, ma resta il problema che certi vandalismi andrebbero prevenuti. Sentiamo qualcuno dei residenti. Dietro è un'altra parte, da dietro. Questa è la seconda scassa che fanno. Ah sì. È la seconda scassa Prima che l'hanno fanno. aggiustata e poi l'hanno rotta un'altra volta. Ah, quindi non è neanche la prima volta che l'hanno ammaccata, eh? Due giorni, la seconda volta. Seconda volta. I soldi non ce ne stanno dentro. Però sono questi vandalisti che la notte fanno bordello e casino. Fanno casino. Ma perché lo fanno, secondo voi, Perché lo questi? fanno? Perché devono fare la magia. Sono maleducati. Questo dipende dai genitori. E voi pensate che si dovrebbe vigilare un po' di più da queste parti? Controllare un po' in più. Un poco. Pure a me già state che passano, ma anche se stanno in coppa hanno rettilinea. Fanno rumori tutti speciali. Tutta forza. Non c'è controllo di niente, siamo proprio paralizzati. Poi a essere uno di quello tavolo, l'umanismo politico che gioca una faceva Quale giocare di tavolo? cose. Quello laggiù? La mattina c'erano i cose che si a 1 metro, buttano la roba sotto i piedi, bottiglia, tutto. Buttano tutto a terra. Quindi occorrerebbe, a parere loro, partire dalle famiglie e dalle istituzioni. Ai nostri microfoni ora Nunzio Senatore, in qualità di vice sindaco di Cava, che riferisce anche di un altro episodio analogo occorso all'altra casetta dell'acqua che si trova in via Ragone. Sì, ci sono stati due episodi abbastanza gravi, sia a via Ragone, alla casetta dell'acqua, sia a via Santa Maria, via Salvo d'Acquisto, sempre alla casa dell'acqua. Sono episodi molto seri, molto gravi e io più volte sollecito maggiore attenzione da parte soprattutto delle famiglie, come tu dicevi, anche da parte nostra abbiamo incentivato controlli da parte delle forze dell'ordine, però ripeto, bisogna avere una sinergia fra le varie istituzioni, anche la scuola che in questo periodo quindi ci sta in un periodo di sosta, però quindi anche la scuola deve fare la sua parte insieme a noi, insieme alle famiglie. Perché comunque questi ragazzi, anche piccolini, bisogna in qualche modo educarli al rispetto delle cose comuni, quindi ad un maggiore senso civico. Perché noi abbiamo realizzato tante opere molto importanti, vedi Parco Urbano, Santa Lucia, l'area di Santa Lucia, San Pietro, però in alcune occasioni, quindi più volte, abbiamo segnalazioni da parte dei residenti, quindi di vandalismo, di atti di vandalismo. Quindi questo non fa bene alla città, non fa bene al vivere comune. Sollecito ancora una volta appunto tutti quanti, quindi affinché le cose realizzate possano essere in qualche modo curate e anche loro stessi quindi vigilare su tutte quindi queste belle opere che comunque sono state realizzate nella nostra città. E sempre a Cava dei Tirreni, una bambina ha subito un infortunio a causa delle strade dissestate e pericolose in via Michele Baldi. Sulla questione abbiamo ascoltato il responsabile del Dipartimento Territorio Sicurezza del movimento politico La Fratellanza, Gennaro Vitale. A Cava dei Tirreni le strade dissestate hanno causato un infortunio. Nella frazione di Santa Lucia, una bambina di 9 anni è caduta in una buca mentre attraversava via Michele Baldi. L'incidente ha causato un trauma alla caviglia che costringerà la bimba ad un ricovero forzato e a terapie per prevenire spiacevoli conseguenze. I residenti della zona hanno mostrato la loro indignazione poiché da tempo segnalano le condizioni precarie della strada, in cui buche e rattoppi rendono pericoloso il percorso sia con autovetture che a piedi. Sulla questione abbiamo ascoltato il responsabile del Dipartimento Territorio Sicurezza del Movimento Politico La Fratellanza, Gennaro Vitale. Le strade queste qua periferiche, diciamo, non hanno la giusta manutenzione. Dopo che ci sono stati vari lavori per quanto riguarda il passaggio della fibra ottica, altri lavori che sono stati fatti sul manto stradale, la situazione è peggiorata perché ci sono degli avvallamenti. Non possiamo bypassare la cosa con un semplice cartello che avvisa del pericolo di una strada deformata, perché andiamo a spiegare a un bambino di 13-14 anni
oppure una persona anziana che non ha nemmeno la patente, quindi non conosce bene il codice della strada, quindi quel segnale non sa nemmeno l'idea di che cosa sia. I bambini giustamente sono ragazzini, vanno al campo sportivo, quindi fanno attività fisica nella zona e quindi la percorrono tutti i giorni, ed è capitato a sta bambina che percorrendo sta strada giustamente ha avuto questa distorsione alla caviglia, che è abbastanza importante, però diciamo è stata controllata dai medici. Io ho parlato pure con l'assessore Germano Baldi, perché adesso lui è la manutenzione alla viabilità, però il problema è sempre lo stesso: andiamo per le toppe con l'asfalto a freddo, ma non è quella la soluzione, perché deve essere presa proprio in considerazione la manutenzione per quanto riguarda un tappetino di usura, quindi di fare di nuovo il tappetino di asfalto nuovo dalla strada, che queste zone, diciamo queste strade periferiche delle frazioni, sono anni che non ricevono diciamo una manutenzione giusta e un tappetino di usura corretto. Il problema è, diciamo, che la manutenzione ordinaria sulle strade non viene effettuata, quindi diciamo queste strade arrivano a un punto critico che poi giustamente si va verso la manutenzione straordinaria, che porta anche dei costi alti poi per la manutenzione. Dopo il sollecito da parte del movimento La Fratellanza, la speranza dei residenti e di tutti i cittadini è che vengano presi i dovuti provvedimenti. Nuovo piano regolatore consortile di Cava dei Tirreni. Italo Cirielli e Annalisa Della Monica chiedono un maggior coinvolgimento dei consiglieri comunali prima dell'adozione definitiva dello strumento. Dovrebbe entrare in vigore a breve il nuovo piano regolatore consortile di Cava dei Tirreni, già approvato dall'apposita conferenza dei servizi, ma da Fratelli d'Italia parte un'obiezione. Data l'importanza di questo strumento, che segnerà lo sviluppo economico e occupazionale della città per gli anni a venire, i consiglieri comunali Italo Cirielli e Annalisa Della Monica, di Fratelli d'Italia, hanno chiesto in una nota pubblicata nelle scorse ore la sospensione dell'iter per l'adozione del nuovo piano regolatore territoriale fino alla verifica politica dello stesso da parte di tutti i consiglieri comunali e che, conseguentemente, vengano convocate le commissioni consiliari competenti e quindi il Consiglio Comunale per il dibattito e l'approvazione politica del piano. L'importante strumento di programmazione urbanistica dell'agglomerato industriale della Valle Metelliana rientra nell'ambito di un procedimento straordinario di copianificazione stabilito con protocollo d'intesa tra Provincia di Salerno, ASI e il Comune di Cava dei Tirreni. Le sue finalità sono volte a creare rinnovate condizioni per favorire l'insediamento, lo sviluppo e il potenziamento di attività produttive, nonché promuovere la semplificazione delle procedure amministrative e il sostegno alla nascita e all'innovazione delle imprese, considerando anche le opportunità derivanti dalla cosiddetta ZES unica. Ma sentiamo a tal proposito il consigliere Italo Cirielli. Recentemente abbiamo inviato una nota all'attenzione del sindaco e del presidente del consiglio comunale e naturalmente anche dell'assessore alle attività produttive, il neo assessore alle attività produttive Annette Altobello, per chiedere ad Oras la sospensione dell'iter di approvazione del nuovo piano regolatore territoriale dell'agglomerato ASI di Cava dei Tirreni e aprire un dibattito, una discussione alla presenza di tutti i consiglieri, sia nelle commissioni competenti, sia in consiglio comunale. Un dibattito naturalmente di natura e ordine politico, perché siamo ben consapevoli che questo tipo di iniziative non sono di tipo consiliare, bensì vengono fatte direttamente dall'ASI e quindi comprendiamo la natura della scelta tecnica, ma allo stesso tempo riteniamo che una scelta così importante debba coinvolgere tutte le forze politiche della società civile per raggiungere un risultato che sia il migliore per la città, perché fino ad oggi l'ASI di Cava dei Tirreni, anzi l'ASI di Salerno, nello specifico a Cava dei Tirreni, non è stato un ente a supporto degli imprenditori che esistevano e di chi in qualche modo voleva fare nuovi insediamenti, bensì un agglomerato che aveva poca aderenza con le esigenze degli stessi. Il nostro obiettivo è quello in qualche modo di stare vicino ai cittadini, stare vicino ai nostri imprenditori, magari coinvolgerli all'interno della discussione per giungere a un risultato migliore per tutti quanti. Noi ci auguriamo che in qualche modo l'amministrazione dia esito positivo a questo nostro riscontro, che ci dia la possibilità come consiglieri comunali di coinvolgere nel dibattito cittadino tutta la società civile e evitare che in qualche modo qualche errore che
può essere stato commesso, non si commetta. Noi continueremo a vigilare e far sì che in qualche modo tutte le scelte importanti per la città non avvengano col favore delle tenebre, così come diceva in qualche modo un ex presidente del Consiglio, ma la luce del sole con la collaborazione di tutti. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha annunciato oggi che nascerà un nuovo biglietto unico che dovrebbe servire per utilizzare tutti i mezzi in Campania. Complessivamente solo sul trasporto su ferro noi investiamo 5 miliardi di euro. 5 miliardi sono investiti per l'acquisto di treni nuovi, per migliorare la sicurezza sulle linee, per rifare le stazioni. Il 25 di questo mese inauguriamo la nuova stazione di Porta Nolana per completare le opere strutturali. A questo si aggiunge un programma ambiziosissimo di rinnovo di tutto il parco degli autobus pubblici e a Vair. Veramente siamo all'avanguardia in Italia. Oggi inauguriamo un altro servizio che partirà in pieno il 1 gennaio. Non avremo più soltanto il biglietto cartaceo, quindi rimarrà ancora, anche perché non abbiamo una parte di utenti che non ha familiarità con la digitalizzazione, ma introduciamo anche un titolo unico per il trasporto pubblico della Regione Campania, cioè vi è un biglietto che ha la possibilità di far viaggiare i nostri concittadini su tutte le linee e su tutti i mezzi. Siamo davvero all'avanguardia da questo punto di vista e siamo orgogliosi del lavoro che è stato fatto. Incendi boschivi in Campania. Scatta l'allarme dal 15 giugno. Vediamo. Dal 15 giugno entrerà in vigore il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi in Campania. Tale stato permarrà fino al 15 ottobre, salvo proroghe. A stabilirlo è stata la Direzione Generale della Protezione Civile Regionale, che sottolinea i pericoli degli incendi boschivi nel periodo indicato, imponendo i divieti e le misure da rispettare. In particolare, per proteggere il patrimonio boschivo, sono state introdotte 5 importanti misure di divieto, tra cui quello di accendere fuochi all'aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 metri da essi, ed il divieto di accendere fuochi d'artificio e altre attività pirotecniche in zone boscate, salvo deroghe specifiche. Inoltre, è severamente vietato nei boschi l'utilizzo di apparecchi elettronici o a fiamma, i fornelli, che producono brace, e vige anche il divieto di fumare. Le autorità competenti dovranno rispettare numerose prescrizioni, tra cui specifiche precauzioni per le esercitazioni militari e il transito dei treni in zone boscate. Anche i privati sono chiamati a collaborare. I concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio dovranno mantenere sgombra la vegetazione circostante ai serbatoi, mentre i proprietari o detentori di aree boscate dovranno creare fasce di rispetto prive di vegetazione lungo il perimetro delle loro proprietà. L'obiettivo di queste misure è prevenire e contrastare gli incendi boschivi, proteggendo così il prezioso patrimonio naturale della Campania durante i mesi estivi, particolarmente critici per il rischio incendi. Ci fermiamo adesso per una breve pausa. Dopo 10 anni di esperienza nel mondo della comunicazione e della pubblicità, Cava Sviluppo Communication amplia i suoi servizi. Con il nostro team di professionisti affianchiamo la tua azienda dalla progettazione del brand e del logo. La seguiamo passo dopo passo nella comunicazione rivolta ai clienti. Creiamo il tuo sito internet e e-commerce per la vendita di prodotti online, ma progettiamo e realizziamo per te anche materiale pubblicitario come cataloghi, brochure e packaging del tuo prodotto. Uno dei nostri punti di forza è la produzione di format televisivi e radiofonici, video promozionali e spot pubblicitari. E ancora, creiamo contenuti e gestiamo le tue pagine social. Loro ci hanno già scelto. E tu cosa stai aspettando? Marco, dobbiamo fare la lettura del contatore dell'acqua. Sì, dopo. Puoi collegarti direttamente sul portale dell'Ausino e comunichi la lettura. Oppure invia una mail. Ho dimenticato il computer in ufficio. E allora chiama il call center, no? 800
44 55 52. Oppure fai una cosa, fai una foto col telefonino e la invi direttamente sul numero WhatsApp dell'ausilio. Ma lo sai che ho il telefonino in assistenza, dai! Puoi usare la cartolina che abbiamo ricevuto insieme alla bolletta. È imbucata nella cassetta dell'ausilio. Ma mi fa male la gamba! Marco, ma quale gamba? E come diceva Anna, puoi scrivere la lettura del contatore sulla cartolina e imbucarla qui. Previsioni per oggi. Nel pomeriggio, sulle coste, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, cielo sereno o poco nuvoloso. In serata, sulle coste, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, cielo sereno o poco nuvoloso. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio, sulle coste, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, cielo sereno o poco nuvoloso. Sport, calcio. Ieri pomeriggio ha giocato la Juniores Nazionale della Cavese per le semifinali di categoria. I bianco-blu hanno perso una partita difficile in casa con la corrispondente formazione della Cinzia Albalonga. La Cavese a livello di juniores nazionale ha migliorato il risultato dell'anno scorso, arrivando con pieno merito all'altezza delle semifinali. È tra le prime quattro squadre in tale categoria, ma ieri è stata sconfitta in casa per 2-3 ad opera della corrispondente formazione della Cinzia Albalonga. Non è stata una partita facile per gli aquilotti allenati da Iannini, anche perché la Cinzia si è presentata a Cava con una formazione quasi tutta composta da giocatori del 2005, più giovani quelli della Cavese, nelle cui file non c'era neanche un 2005. I bianco-blu, per poter accedere alla finale, dovranno ribaltare l'esito del doppio confronto a Pavona. Squadre in campo con il giovane Rusciano che teneva in braccio il figlio piccolo dell'allenatore in seconda della Cavese Juniores. Un momento suggestivo che testimonia metaforicamente la rinascita dello stesso Rusciano. Salvato, in occasione della gara contro la Paganese, dalla manovra messa in atto dall'infermiere Gioacchino Cafaro, al quale la Cavese ha rivolto pubblicamente un nuovo ringraziamento. Si gioca al Simonetta Lamberti per scelta della società metelliana, davanti a circa 500 spettatori. Ingresso libero. Al secondo minuto va in vantaggio per prima la Cavese. Bellissima palla filtrante per due avanti metelliani ed è Barone che conclude a rete per l'1-0. La Cinzia aggredisce di più, ma rischia in qualche circostanza, in particolare al 23esimo su un calcio di rigore procurato da Catapano e parato dal portiere Iosa su Barone. Diverse altre occasioni per il raddoppio della Cavese. In apertura i metelliani non riescono a evitare che la Cinzia arrivi al pareggio. Al 57esimo fallo da rigore sul nuovo entrato Moretti ed è il terzino Riola che realizza l'1-1. I metelliani provano a riportarsi in avanti, ma subiscono anche il 2-1 dei genzanesi al 69esimo, al termine di un'azione insistita che vede la conclusione finale di Pallotta dal limite. Niente da fare per Esposito. Pochi minuti dopo arriva anche il 3-1 dei laziali, palla in verticale per il centravanti Cotugno che si aiuta e poi calcia a rete segnando la rete della relativa sicurezza. Al primo minuto di recupero ci pensa poi Rusciano a rendere meno amara la sconfitta dei metelliani, con un tiro sotto misura che vale il 2-3 definitivo. La gara di ritorno si giocherà già sabato e la Cavese Juniores dovrà cercare di vincere in tutti i modi nei castelli romani. Questa era la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.